corso di laurea in tecnologie agrarie ha sede a Potenza, presso il campus di Macchia Romana. Il corso, della durata di 3 anni, forma attraverso discipline biologiche, ecologiche, economiche, ingegneristiche e tecniche l'agronomo junior, una figura professionale con conoscenza e capacità di valutazione, monitoraggio, tutela e gestione delle filiere agricole, del sistema suolo e dell'ambiente. Per l'accesso non è previsto un numero programmato, ma occorre sostenere un test online di valutazione per la preparazione di base, necessario per accertare la necessità di eventuali obblighi formativi aggiuntivi. È fortemente consigliata l'iscrizione sul sito del CISIA per esercitarsi al test e scaricare materiale di studio. Il corso permette di scegliere tra 2 curricula. Uno approfondisce il settore delle produzioni zootecniche, l'altro delle produzioni vegetali. Il percorso formativo prevede lezioni, attività laboratoriali, visite aziendali e tirocini formativi che permettono di entrare in una realtà produttiva o di ricerca in Italia o anche all'estero attraverso il programma Erasmus. Per alcuni corsi esistono attività di tutorato. Studiare tecnologie agrarie è un'opportunità per entrare nelle realtà produttive dell'agricoltura. Il settore primario è al centro di questioni fondamentali, dai cambiamenti climatici alla tutela delle risorse e alla qualità degli alimenti. Per questo la professione dell'agronomo è indicata come una delle più promettenti per le sfide del futuro e lo studente ideale è quello motivato ad affrontarle. Dopo la laurea si può entrare nel mondo del lavoro come agronomo junior. Gli sbocchi professionali sono vari in ambito privato o pubblico e riguardano l'agricoltura, la zootecnia, la tutela del paesaggio e la salvaguardia dell'ambiente. Chi invece vuole continuare gli studi può iscriversi alla laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, offerta dall'Università della Basilicata.